L'appassionata è la sonata, la prima grande sonata drammatica nel senso teatrale del termine. Io ho ipotizzato che sia un po' la sonata dell'uomo, più che di Macbeth, con i due elementi che si scontrano tra di loro. L'uno è padre dell'altro, uno è il padre e l'altro è il figlio, ma tutti e due nascono dallo stesso inciso ritmico, pensate, tam ta tam, tam ta tam, tam ta tam, il primo tema, tam ta tam, tam ta tam, tam ta tam, il secondo tema. E un terzo tema c'è anche in questa sonata, che non è più nella forma classica vera e propria. Questo terzo tema è lo scontro, la lotta tra questi due elementi. E tutto il primo tempo va avanti con questo scontro che si sviluppa, che si avviluppa, all'interno anche di un andamento ritmico di note ribattute in terzine, che lo segue quasi tutto, sin dall'inizio, sin da quando arriva il ponte modulante tra il primo e il secondo tema. Il secondo tempo è poi tratto da un corale protestante, questa è una chicca che vi do perché pochissimi lo sanno, è una cosa che aveva scoperto Carlo Vidusso, poi abbiamo fatto delle ricerche per una tesi di una mia studentessa, è un corale utilizzato anche da Bach, in uno dei tantissimi corali scritti da Bach, il cui titolo è «Cosa devo fare, Signore?». Punto interrogativo. Questo tema è un tema con tre variazioni, che poi molto interessante perché parte da un elemento tematico molto semplice, dal centro della tastiera, e si sviluppa, prima come fa Beethoven sempre, prima note lunghe, poi due note al posto di una, poi quattro note al posto di una, poi otto note al posto di una. Finalmente si placa e si appoggia su un accordo di settima diminuita. E l'intervallo, questo accordo è l'accordo prediletto da Beethoven, perché è la settima punto interrogativo. È una settima che risolve dappertutto e quindi è una settima jolly, si suol dire, in armonia. In realtà è un accordo che voi sentirete prima pianissimo, toccato dolcemente alla fine del secondo tempo, e poi lo sentirete violentissimo. E le differenze di colore in questa sonata sono enormi. Si va dal pianissimo al fortissimo nell'arco di una nota, lo sentirete già nella prima pagina del primo tempo. E inizia poi il terzo tempo, un allegro ma non troppo, con un presto finale che è chiaramente un riferimento al finale di Macbeth, questo sì. Perché l'allegro ma non troppo, proprio alla fine, quando la foresta si avvicina, quando si sta avvicinando alla foresta, voi sentite un accelerando in poche battute e finalmente dall'allegro ma non troppo si passa a un presto che è catastrofico, dove tutte le colonne del tempio cadono, non questo naturalmente, noi sappiamo benissimo che è un tempio pagano, evidentemente. E alla fine rimane che cosa? Al pianista non rimane più nulla perché è completamente morto dal punto di vista l'adrenalina alle stelle, e al pubblico rimane un'emozione fortissima. Mi auguro di sapervela dare. Grazie. Thank you.
Thank you.